Sì, breve come il prete delle conferenze. Buongiorno. Dai, dai, prego. Sì, stamattina un orecchio, grazie. E vai. Sì. Grida, grida. Grida. Pisci. Grida, grida. Uno, due, tre. A me è stato dato il difficile compito di riassumere in un breve testo quelli se che la sono considerati la nostra vita. Gli anni del liceo. Ma ci vuole la musica, questo è proprio modo dove chiudere. Sentiamo, fatemelo sentire. Prima devo di riportare... pure commuovere, dobbiamo fare tutto. No, con fare. E con la musica. Più pato. Seconda copione, dai, va benissimo così. Prima di riportare... Però serio. Per riportare alla memoria il triennio, è doveroso seppur brevemente ricordare qualcosina del nostro magnifico ginnasio. Nel primo giorno di scuola. Come dimenticarlo, eravamo tutti Daniela, sulle scale. Parla di te! E non dovevamo con chi parlare. Tu parli naturalmente. Tu l'hai sempre saputo. Ricordo due persone in particolare. Non lo so cosa dice. Zitti, zitti. Al primo avevo dato la possibilità di fare breccia nella scuola e di entrare al... e di entrare. All'altra invece, a Paola, avevo da concesso di sedersi con me dopo aver scaricato molto delicatamente Giulietta. Certo. Ci hai provato con Paola per due anni? No, ci ha provato prima con me, poi mi sono... Poi Marco e Martina, che i primi giorni di scuola erano tutti dentro di noi, e Palaciano, che presi il primo giorno arrivo in ritardo. La camicia bianca! Che tempi e quante risate in quei giorni di ginnasio, si rideva per te che le sue completi vicende, conoscete dalla Giuliano che a volte non lei conosceva, come dimenticare le continue imitazioni che io facevo dalla Giuliano e Pasquale della Della Croce. Dove è Pasquale? Dove è Pasquale? Dove è Pasquale? Dove è Pasquale? Si metteva per fare i capelli, si metteva una sciarpa. Si metteva il portapelle. Non è stato un attimo. Rossella prima ci piange. Rossella già piange. La prossima Rossella. Vediamo la lacrima. Il ginnasio fu tremendo. Forse dopo questo l'anno trascorso l'anno più duro e faticoso. No. Si studiava dalle 2 alle 8 di sera per una lezione di latino. Il martedì. Un capitolo di storia, un capitolo dei promessi sposi. Tutti devono andare a fare un'altra prima. Fisica. No. Matematica non è mai. È doveroso allora tutti qui ricordare con affetto e profonda stima una donna che ci ha accompagnato per 3 anni del nostro percorso. La saluto anche se non presente, come lei vuole sempre farsi chiamare, Caterina e Gina Adriana. Ciao, ciao. Uno è il nome dell'ostetrica, l'altro della nonna, l'altro della prima ragazza del padre, e Gina la stessa. Allora, poi quante ne abbiamo combinate pure con lei? Ne ricordiamo solo 4. Andrea, sei messo la via di picchio. La di picchio. Aristippo in Inghilterra. Eh? Aristippo in Inghilterra, quindi credo Aristippo... L'incevento. È arrivato dalla Russia. Sono l'Inghilterra è piena di bellezze, di castelli, è arrivato gli scemetti. Poi, Martina grida nel soprappensiero. Io trattendo con Martina. La rossa, ma ti che te la professoressa non va a pensiero. Il giro di nomi che faceva sempre se qualcuno non conosceva le regole grammaticali. Il famosissimo registratore. Geloso! Il ginnasio, la nostra palestra di preparazione è finito. Andrea, non hai messo le braccia. Ti metto due. I cavellini. E ora siamo pronti per affrontare con Elmi, studi e laccio il faticosissimo liceo. Su cui mi soffermerò più dettagliatamente. 5 pagine. Il primo giorno di liceo, la pulizia arriva in ritardo. Forse era convocata dal preside, per 10 minuti venne la professoressa Brutto. Quindi si sapeva che non è che sono ragazzi. No, no, no. Poi arrivò lei. La lei. Lei in grande. Lui, Diaboli. La prof che tutti avevano visto nei corridoi del ginnasio, che molti di noi conoscevano come la mamma di Lidia, o come la scontata presentatrice di conferenze al Guto. Dopo la prima
un'ora eravamo un po' preoccupati perché notavamo una grande differenza tra il ginnasio e il liceo. Ormai eravamo grandi. Alla seconda ora arriva la donna con cui abbiamo fatto 3 anni, 10.000, di cui i ministeriali sono 6.000. Ma quante volte con Pasquale la Righini si è ammazzata? Una volta ha ancora sconto da Ristippo per colpa di Pasquale. Una volta Pasquale le ha detto che era torto, insomma. Comunque salutiamo anche lei con un grosso applauso perché la scuola è una scuola di scienze. La professoressa Franchino sembra molto precisa, attenta, di già il dovere, rigorosa. Pistoia! Aggiornatissima su tutte le novità del campo delle scienze. Attenzione che potrebbe venire fuori una domanda agli esami. Qual è che no. Sì, ieri sera. Sì, ieri sera. Sì, sempre dopo. Ciao. 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 E oggi colgo l'occasione per ringraziarla ancora e per la gita e per tutti i 3 anni passati insieme. Anche se ogni volta che parlavo io mi sentivo sempre. Visto. No, matematica. Piangere, sorridere, criticare gli altri professori e tanto altro. È stata un'ottima compagna di vita e di viaggi per non dimenticare la crociera di primo liceo in Grecia. Abbiamo una parentesi su Miriam e Marta con i loro rispettivi Gianluca e ciao Miao, non mi ricordavo Miao. Ciao Miao! Ciao Miao! Ciao Miao! Ciao Miao! Ma io non so niente! Era un po' di aprile a Praga, in cui ci siamo proprio scialate. Per storia e filosofia, un capitolo a parte, e ben che ci sia. Salto, che è già abbastanza guai. Salutiamo innanzitutto la nostra amata prof di filosofia, Rosanna Fabiano, che ha purtroppo in questi anni attraversato un periodo particolare della sua vita, ma oggi è qui con noi e la salutiamo e la ringraziamo. Grazie. Con un grandissimo applauso.
Ma data la vasta gamma di supplenti. È una fedelissima perché siamo. La mia interrogazione di filosofia l'ho fatta con Corso. Non è vero. Allora, per merito. L'estere. Il preside della prima settimana del primo liceo ci ha introdotti alla filosofia. Ti ricordi? E al senso che dopo la prima esperienza che ho fatto a spiegare Parmenide nelle scuole. Però veramente ci portava gli schemi perché aveva detto che non poteva parlare con lei. Daniele Oieri di storia, faceva sapere come si dice dovreste dire il nostro amico Pallone che diamo proprio inizialmente. E abbiamo provvidenzialmente ritrovato il terzo liceo come professore di storia per tutto l'anno e a lui rimango un grande applauso. Ma non c'è stare senza filosofia! Ecco. E allora è stata la nostra prof di filosofia, Katia Matteo, che ci ha divertito tutti. Che cosa proviamo una sincera e profonda gratitudine e la, riconosciamo con un grande e caloroso applauso. Andrò a capire il scrittore del nome. Per inglese c'è stato questo un po' particolare. Dopo la via della Russo in primo liceo è venuta puzz puzz per Giulio, quando io... Allora diciamo punz, camminava così questa Tic-tac. Ma io quando mi intervo, sto 10 giugno, che più coraggio mi giustificate? 10 giugno, con che coraggio mi giustificate? Andrea, mi sa che sei zero.
Dile una cosa che è tra e affini. E affini. E ora? Sì ragazzi. Oh. Allora, Anna Laura, mai preparata con la pulice, cioè ci siamo morendo di rinforzo. Cristina, dì, non ti fai... Ah, non ti prendere! Aspetta, Cristina, aiuto! Non scherzo! Prima! Facciamo uno scherzo! Cristina, seria, seria! No, no, io ti devo dire, tu devi preparare! No, è venuta però lontani, è venuta, mi sono dimenticata! Dopo tre anni, professoressa! È venuta! Sì, come è? Laura, l'hai fatto? Adesso mi sono messo per studiare. Laura, non c'è un coglione che fa in quella cosa? C'è Marcella che sembra le Viviana e non parlare. Ma la ragazza prosperosa. Rossella, che sono. Cioè, prima ciò. Prima ciò. Litiga con tutti e fa pace con tutti. Lucia è la innamorata in coppia con Enrico. Le sorelle Bertucci che non fanno mai niente. Cosa sei? Francesca che si è dalle 13 alle 1 di notte la mattina dice di non sapere nulla. Pasquale il combattente che arriva sempre con un occhio nero. Marta con i saluti da cagnolino. Daniela l'ingegnere. L'ingegneria è diplomatica e l'attrice. Giulio il politico sempre in lite con Rossella. Alessandro Sciunduto. Martina lamentosa. Hai mancato Sacchi. No, è innamorato. Ah, l'ha messa come innamorato. Chi si deruga la simpaticosa. Grazie. Vale, Andrea ti interviene con il banco, di stippo lo scienziato pazzo. E ti deve leggere incompreso, luce il fisico nucleare. Allora, che siamo andati alla fine. Sono stato troppo lungo, lo so, ma tutto questo per ricordare ciò che siamo stati e ciò che siamo, grazie a tutte queste magnifiche esperienze. Siamo cresciuti, siamo maturati, ma in noi resterà sempre il ricordo di questi volti, di questa scuola, di questa città. Mercoledì avremo gli esami, sono convinto che chiunque modo andrà sarà sicuramente un successo. Un saluto a tutti.